Vieni qui, bello mio, vieni qui. Guardate che carino. Zack, non crede che la Grazia possano vedere. Oh, scusatemi. Ecco, questo è il nostro cagnolino. È molto gentile e ama disegnare. Bella ragazza, piace. Tutti vogliono avere un cagnolino del genere. Siete pronti? Allora cominciate. È ora di disegnare. Ragazzi, affrettatevi a prendere il pennarello e disegnare il miglior ritratto del piccolo Buddy. Ma cosa c'è che non va? Allora, Kate, vedo che sei tutta agitata. E cosa dipingerai? Ok, inizierò disegnando la sagoma, così, bene. Ok, è un cane speciale. Forte, ma sarà colorato? Certo che lo sarà. Non posso fare a meno di dipingere la sua bellissima colorazione del manto. È bello come me, quindi io vincerò questo cagnolino. Ciao Mandy, ma come va il lavoro? Confesso, non sono molto brava a disegnare e ho deciso di guardare come disegna Kate. Ma non ho capito molto. Penso che sia importante disegnare il muso, le orecchie, il naso e degli occhi. Ma manca qualcosa. Ho bisogno di un'altra foglia. Ok, Emma non fa proprio nulla, allora lo prendo. Emma, stai dormendo? Si hanno appena tolto il foglio. Come farai a disegnare il piccolino? Oh? Cosa? Abbiamo già cominciato? Ok, ecco il quaderno. Sì, ho tanti fogli a quadretti, ma posso disegnare il cagnolino. È ancora più comodo così. Tutto quello che devo fare è disegnare così dei quadratini. È un cagnolino molto bello e sì, lo colorerò per bene. E sì, è un cagnolino molto speciale. Mandy, cosa stai ritagliando? Non capisco. Una faccia? Sì, non voglio spendere il tempo e colorare tutto quanto, quindi soffierò la vernice. Mi serve il pennarello per disegnare. Sì, che bello sarà l'arcobaleno. Mi piace troppo. Ma non è bello? Sì, non capisco, però è troppo colorato. Cosa? Ah, no. Oh, a quanto pare ho esagerato. No, non mi piace. Mandy, non essere triste, sei un artista e così lo vedi. Il tempo sta per scadere, presto artista Zack, accetta il lavoro. Ragazze, fatemi vedere. Zack, guarda il lavoro di Emma, ha fatto il suo meglio. Cosa? Questo tu lo chiami si impegnarsi? No. Ok, cosa ne pensi del lavoro di Mindy? Perché fai questo? No. E forse il lavoro di Kate ti piacerà? Sì, 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 è quello che volevo. Kate, prendi il piccolino. Io? Mamma, sì, avrò un cane, avrò un nuovo amico. Evviva Kate, hai vinto il primo turno. Perdi il piccolino. Penso che sarà felice con la sua nuova... Sì, con la sua nuova padrona. Aspetta un attimo, mi ero quasi dimenticata. Devo regalare a lui questa arcobalena. Che ne pensi? A lui piace. Scodinzola. L'osso è bello proprio come tu, mio dolce ragazzo. Che carino che è però. Ok ragazzi, ho un nuovo incarico. Volete sapere cosa c'è là dentro? Ed ecco il vostro nuovo compito. Disegnatelo per me. Che bello. È una nuova confezione. Ragazze, vi piace? Le regole sono sempre le stesse. Questa enorme confezione Skittle sarà chi disegnerà meglio. Allora il tempo è partito. Beh ragazze, su, prendete subito i vostri colori. Devo capire i parametri esatti di questa confezione e di dipingere i migliori Skittles. Cominciamo con la forma, ok? Sì, rettangolo senza dimenticare la parte importante, l'arcobalena. Ok, Mandy continua a lavorare. Emma, come va? Vado benissimo. Non dubito di me stessa. Le caramelle saranno mie. Ecco, guarda. Emma, dovresti guardarsi un po' intorno. Non... Guarda cosa... Mandy, stai calma. Non è successo nulla di terribile. Sistemerai tutto. Mi dispiace. Oh, Mandy ha deciso di rovinare i disegni di Emma per ricambiare. Ragazze, forse non dovete. Ho un'idea. Grazie a Mandy per aver... sì, migliorato il mio disegno. Dipingerò queste bolle rosse con dentro scritto Skittles. Sono creativa. Ma cosa stai facendo là? Meno male che nessuno mi ha interrotta. Così posso finire in pace il mio disegno. Sì, ma... Oh. Ok, Kate, vabbè, aspetta, non hai calcolato bene, bene? Vabbè, decisione interessante, insolita. Vorrei solo una caramella. Oh, il tempo è scaduto.
mostratemi i vostri lavori, i miei giovani geni. Ragazze, forse avete finito? Iniziamo con Kate. Che ne pensi, Zach? Non è fantastico? Ma cosa? Ma la scritta dov'è? Allora, quello di Mandy? Estrazione? Questo no, non lo voglio neanche commentare. Allora, e quel lavoro di Emma? Ti piace? O no? Oh, ti piace? Sì, questa è una bella cosa. Evviva Emma, hai vinto! Tanti Skittles, l'artista Zach te lo darà adesso. E dove sono finiti i miei Skittles? Oh, oh! Ecco! Ti piace? Vuoi mangiare tutto? Sì, ma fatemi uscire però! Ed ecco che arriva la parte più bella. Sì, gli Skittles, dai su! Ragazze, mangiate le caramelle? Sì, sono buonissime dappertutto, eh? Bene. Cosa c'è questa volta? Cosa? Giraffo, coccodrillo, mamma, pistole, non sparate, vabbè. Non voglio farlo, dai, sono delle bolle di sapone, ma quanto è figo! Che sorprese! Le ragazze dovranno disegnare questo proprio così. Il tempo sta per scadere e allora ragazze cominciate. Ragazze, iniziate subito, ok? Ho già deciso su come disegnarlo? Sembra complicato. Io ho pensato a tutto, okay. E ora disegnerò velocemente. Comincerò così, disegnando cosa? Non mi dimentico dei dettagli, ebbene. Così, faccio attenzione. Io so che lo vincerò e sarà mia. Sì, davvero. Sta venendo fuori qualcosa di bello. Mandy, è vero che la sfida ti fa bene? Cosa stai facendo? Potresti fare un po' di attenzione? Mandy, svizzera! Sarà venuto il mio segno! Oh oh, sembra che Emma si è arrabbiata. Non ho rovinato nulla. Dai, aggiungi così e il gioco è fatto. È perfetto. Cosa? Hai rovinato il mio disegno. Oh oh, sembra che ci sia qualcosa. Ragazzi, nascondetevi. Emma è furiosa. Cosa vuoi fare con il pedale? Ecco fatto. Adesso posso stare tranquilla. Nessuno rovinerà il mio disegno. E adesso ne faccio uno nuovo. Così. Disegno? Guarda il mio! È l'originale! E il tuo è una parodia, Kate! Non pensarci neanche! Io ho comunque vinto! Due pistole? Ok, guarda! E adesso? Ne ho due! Che ne pensi? Oh oh! Kate sembra aver superato Mandy! Oh, ok! Signorine, signorine, il tempo sta per scadere. Ma non hai avuto molto tempo, vabbè. Chiamiamolo minimalismo. Cosa? No. Cosa ne pensi del lavoro di Mandy? Due pistole intere. Beh, una cosa. No, Mandy impegnisi di più. Ed ecco l'ultimo lavoro di Kate. Cosa ne pensi? Wow, questa è tutt'altra cosa. È un lavoro perfetto, semplicemente stupendo. Kate, sei fantastica. Ti meriti assolutamente sì questo regalo. Che bello, adesso puoi fare tante bolle, uno spettacolo, vero? Sì, divertiamoci! Zach, sei tu da piccola? Giocavi a calcio? Arte? Oh, siete già qui. Oh, beh, non questo. Dovete disegnare un pallone. Siete in grado di farlo? Penso di sì. Quindi da questo momento faccio partire l'orologio e andiamo. Ragazzi, il compito è sempre facile. Vabbè, devo pensare. Ah, giusto. Disegnerò un cerchio. Beh, giusto che è una palla. E così disegno tanti esagoni. No, la mia matita. Beh, no, come faccio a disegnare senza il nero? Anche se... un rossetto nero. Ok. Penso che andrà benissimo. Così. Ok. Ma usi un rossetto nero? Perché l'hai messo sulle labbra? È interessante. Hai deciso di dipingere il quadro a baci? Vabbè. Sei pronta anche tu, Mandy? Che cos'è? Una graffetta a forma di cuore? Sì, voglio fare un cerchio perfetto. Visto che è una palla. Ok, questo mi aiuta. Voglio essere la più precisa. Quindi uso il righello per disegnare esagoni perfetti. Sarà così preciso che nessuno noterà la differenza con l'originale. Ok. Emma, come stai? Non
non sembri entusiasta. Beh, non vale proprio un pallone calcio, quindi vabbè, lo disegno così, non sembrerà bello. Ok, fatto. Wow, è il disegno più veloce che hai fatto oggi. Stai andando alla grande. Ok, l'ultimo granello di sabbia è caduto, il che significa che il tempo è scaduto. Ragazze, fatemi vedere il lavoro. Cosa ne pensi? Quello di Emma? No, non ci hai provato, no, no. Allora, forse il lavoro di Kate si sorprenderà. Un disegno, vabbè, ma cosa? No. Cosa ne pensi del disegno di Menzi? Lo sta facendo chiaramente bene. È ideale, la palla perfetta, il miglior lavoro di oggi, sono orgogliosa. Evviva Menzi, hai vinto, che brava che sei, sbrigati a prendere il tuo premio. Riesci a prenderlo? Certo! Cosa? È una torta? Ma come può essere? Ma quindi il mio premio è rovinato? Ma comunque... è buona! Artista Zack non mi aveva avvertito che la palla sarebbe stata commestibile, ma alle ragazze piace, grazie! Oh, benvenuti! Mi piacciono queste gelatine? Ho delle notizie per voi. Chi li disegna meglio li ottiene? Sì, siamo pronte! Io prendo, sì, le forbici e devo ritagliare. E adesso posso aggiungere un colore. Sì, il rosso è il mio colore preferito. Grazie a questo posso disegnare tutto quello che voglio, perché sì, sarà un barattolo perfetto e bello. E poi metto quello arancione e gli altri colori. Guardate, che bello! E adesso... Ah! Guarda che mi hai fatto male! Cosa? Ma Sophie, lo sta facendo meglio di me! Io ho un'idea! Per cominciare, devo disegnare queste cannucce. E poi... grazie al nastro posso piegarle. Sarà molto bello. Fatto! Il tempo è quasi scaduto. Stop. Fate vedere i vostri lavori. Siamo pronte. Ok, Sophie, vediamo. Sì, non male, brava. Grazie mille, mi sono impegnata. Mali, il tuo disegno è... Aspettate, non è tutto! Cavolo! Beh, tu vinci! E vai, grazie mille! Dai, su, ecco a te! Che bello! Parto da quella rosa! Sì! E provo questa! Sì, è troppo buona! E questa... e poi l'arancione. Ah, delle case le dita. Ah? Ebbene, sì, sono felice che ti piace. Ma mangi la carta, poveretta. Ok, e ora di far la bolla. Che bello. Oh, insegnante. E io ho qualcosa per voi. Non si è fatto male. Io sto bene. E questo è per voi. Ecco, guardare. Sì, sono dei pattini a rotelle. Io adoro i pattini, per cui devo vincerli. No, non mi piace. Ok. Io prendo la mia scarpa della ginnastica. Sì, devo colorare di rosa, così assomigliare. Sì, assomiglierà a un pattine. Sarà originale e bella. E qui devo aggiungere dei tagli neri. Manca qualcosa. Sì. Ma avete capito di cosa sto parlando? Sì, mi serve la Coca-Cola che io berrò. Che buona che... Non posso distrarmi. E adesso aggiungiamo della colla e aggiungiamo i tappi. Avete visto che bello? Ma Miley che fa?
Anch'io voglio colorare. Sì, voglio colorare le mie scarpe ginnastiche, però lo faccio in modo più originale. Devo metterla, sì, dove c'è la schiuma e il colorante. Diventa rosa, però devo togliere tutta la schiuma con l'acqua. Fatto! Guardate che bello! Bello, vero? Cosa? Cavolo, che bello! Grazie, Sofì. Ma non è tutto. Per fare sì le rotelle, devo prendere del lecca-lecca e metterle assieme con lo scotch rosa. Ta-da! Abbiamo finito. Wow, siete così veloci. Ok. Sofì, non male, brava. E Miley? Beh, assomiglia. Però non assomiglia a questi pattini. Vince Sofì. Io ho vinto. Hai sentito? Ma dove sono? Sì! Ok, sono qui. Che bello. E adesso posso andare in giro. Che bello. Dai, stai attenta a non cadere. Ups. Ma cos'è questa valigetta rosa? La bambola Barbie. È bella, vero? Io adoro Barbie, anch'io! Ok, cominciate. Dai, ragazze. Oh, cavolo! Dai, su, svegliatevi! Svegliatevi! Ah, cosa? Ah, sì. Dobbiamo cominciare. Wow, quanti trucchi! Che bello! Ok, prendo questo pennello e sì, è il forte. E ok, facciamo sì delle belle guanciotte. E poi le labbra. E ovviamente sì, l'ombretta. Ok, il mascara. E poi mi vado con i brillantini. Ok, come sono? Wow, che bello che sono. Ok, devo fare tanti selfie. Ok, vediamo che fa Sofì. Che bambola che fa. Ok, so come fare un vestito colorato per Barbie. Ok, prendo la colla e la metto qua. Ok, sarà molto bello e incredibilmente sì, strabiliante. E posso aggiungere questi brillantini e... Ta-da! Che bello! Che bellezza! Ok, non resta che dare le braccia. Sì, io perderò. Anche se... Io andrei geniale. Ok, come sono? La bambola è pronta. Gli ultimi attimi, dai su ragazzi, fate vedere quello che avete fatto. Sofì? E com'è il mio disegno? Sembra molto carino. Sono d'accordo, brava. E Miley? Ciao professore, come sono? Wow, che Barbie. Sì, sono io, Miley, però mi sono cambiata. Cosa? Oh, Miley, sei bellissima. E questo premio è tuo? Grazie mille, professore. Sognavo di avere una bambola del genere. Ok, formaggio! Beh, mi sono impegnata, però. Sì, il signor Betsy è completamente amata. Basta, che sollecito. Dai, mano, basta. Dai, su, metti sul piatto. Perché sennò non avranno il tempo di disegnarti. Comunque dovrete disegnare la mano. E chi vincerà se lo giocherà. Io sto un po' partito. Io vorrei un amico del genere. Oh sì, io ho la mano. E questo mi metterà a fare il disegno. Così. Oh, che bravo che sono. Non mi aspettavo una cosa così. Oh, ogni unghia somiglia ad una vera. Forse devo aggiungere un po' di fuoco.
Molto bello. Ma perché è così contenta? È Ramona. Per disegnarla non deve essere un narcista. E poi non ci serve una mano. Ok, aggiungo delle cicatrici, sarà come l'originale. Wednesday, dai, parla gemeno, è il mio disegno più bello. Perché sei così contenta? Vedi questo scotch? Io adesso, grazie adesso, farò una mano molto bella, anzi, un capolavoro. Ah, guarda cosa uso, lo scotch e i colori. Ovviamente sarà il nero il colore principale, ma ci saranno degli accenti colorati. Un capolavoro, dice. Ma cosa? Ah, che schifo. Non capisce nulla dell'arte moderna. Ecco, devo togliere lo scotch e il mio capolavoro è pronto. E io gli dico: io preferisco Caravaggio che Tiziano. Il tempo è finito. Ragazze, fate vedere cosa avete disegnato. Adesso vediamo chi sarà l'amico della mano. Ben, sì, è un bel disegno, bravo. Vediamo cosa Wednesday. Wow. Interessante. E non so che scegliere. La mano, e tu cosa pensi? Wenner da Wednesday. Allora tua scelta è fatta. Vai. Oh no. Posso io con la mano giocare almeno un po'? No. Io sono la padrona. E io non lo permetto. E sapete cosa sarete questa volta? Un'enorme, buona e la più bella torta. Guardate che bella che è. Wow. Sì, non ho mai visto una torta così grande. Dai, sbrigatevi. Il vostro tempo è limitato. Brava, brava, brava. Sì, non è grande come, però io ho fame, ma voglio mangiare. Io sono sicura che farò un capolavoro. Perché disegnare con le matite è molto più facile che con i colori o con i pennarelli. Perché io sono molto brava. Ecco, la prima parte è fatta. Sì, andiamo avanti. Mana, togliti. Guarda che devo rifare la torta. Hai colorato tutto, che schifo. Ehi, vabbè, a me non dà fastidio nessuno. Oh, ho fatto qualcosa. Adesso devo ridipingere ogni strato della torta. E vabbè. Ecco, questo regalo magico mi ha aiutato. Andiamo avanti. Wednesday, cosa stai facendo? Qualcuno mi intralcia. Mana, basta. Vai via. Cosa? Ma... vai via. Dammi il mio disegno. Adesso. No, ma così potrò vincere. Ma come ti sei permessa? Sai cosa ti farò? Va bene. Vabbè, la pensatrice mi può aiutare. Vabbè, è difficile avere i miei amici. E vabbè, posso disegnare da solo così. Guardate che bella torta che ho fatto. Ragazzi, il tempo è scaduto. Fatemi vedere cosa avete fatto. Se non fosse stata per te, io avrei fatto un bellissimo disegno. Forse. Ma adesso il disegno è strano. Ben, e il tuo è bello. Bravo. Ecco, la torta è tua. Oh, che bello. Non me lo aspettavo. E non so da dove cominciare. È così grande e appetitoso. Voglio mangiarlo tutto.
Oh, sì, è incredibile. Però mi dispiace per Wednesday. Anche lei ci ha messo tutta. Wednesday, osaggia, la torta è grande, basterà a tutti. Grazie, Ben. Sei molto buono. Oh, che carino che è. Ragazzi, ma a voi piacciono i giocattoli? Certo, specialmente come questa macchinina. Ecco, questa volta questo sarà il vostro premio. Di quello che farà il miglior disegno. Dai, su, sbrigato, il tempo è partito. Io devo riuscirci. E lo vedremo. Anch'io voglio giocare con la macchinina. Ben, perché mi guardi così? Sì, anche a me piacciono le macchine. Da dove cominciare? Ok, faccio così. Non male. E adesso posso decorare. Vabbè, vabbè, non a tutti piace il nero. Per cui devo fare, sì, un disegno colorato. Più colori, meglio è. Poi aggiungo la colla e brillantina. Con essi posso fare una macchina più bella. Penso che piacerà a Miss Betty. Non lo so. È troppo da ragazze. Noi ragazzi facciamo le cose più facili. Basta, Tiana. Non penso che basterà questo per la vittoria. Ma no, io so che sei d'accordo con me. Aspetti un attimo, non è tutto. Ovviamente non lascerò la scritta così. La trasformerò in una vera e propria macchina. Ma cosa, Wednesday? Ma tu pensavi di vincere? No. Sì. Che bella macchina che ho fatto. E questa sì, non l'ho ancora colorata. Guarda, Wednesday. Ecco, nasce un vero e proprio capolavoro. Però mi sembra che io sono un vero e proprio artista. E adesso lo controlleremo. Ragazze, fatemi vedere i vostri disegni. Wednesday, ma perché tu hai fatto una macchina così da ragazze? Non assomiglia all'originale. Ben, ma mi sorprendi sempre. Bravissima, hai vinto. Ecco la tua macchina. Sei un vero e proprio artista. Che bello. Finalmente posso giocare. Ah, sì. Mano, dai su. Prendila. Oh, non mi aspettavo una cosa del genere. No, no, non ci ho giocato abbastanza. Povero Ben, mi dispiace. Mano, ben fatto. Hai fatto un ottimo lavoro. Questa volta dipingeremo con i colori liquidi. E non saprete cosa otterrete. Siete pronti? Ma pensate che sia una palla? È qualcosa di magico. Però non capisco come lavora. Signorina Betty? Signorina Betty? Mi scusi, però devo lanciare. Ah, fa male! Che vuoi? Ma forse dobbiamo cominciare la sfida. Ah sì, la sfida. Ecco il vostro premio e il tempo è partito. Vabbè, dai, su, cominciate. Oh, vabbè, non mi spiacerebbe aver fatto una palla magica, ma per vincere devo fare tutto molto uniforme. Vabbè, mi serve una mano. Meno male che ho sempre dei palloncini con me. Ok, io devo far così e fare un'impronta sul foglio. L'ho detto. È incredibile.
E se mescolo tutti i colori, questa palla sarà così com'è l'originale. Ma non è geniale. Ok, devo dire solamente disegnare dei dettagli. Ok, vabbè, questo riuscirò a disegnarlo. Ah sì, un altro capolavoro è quasi pronto. Vabbè, io non ho idea. Però sì, farò così con la matita. Io sono bravissima a fare qualcosa di rotondo con la mano. Io so cos'è un vero e proprio disegno e lo posso fare più 3D. E adesso, grazie alla gomma, io farò così, perché la mia palla somiglierà a quella fatta di vetro. Ecco, devo fare solamente le proporzioni dell'appoggio, così. Ragazzi, il tempo sta per finire. Fatemi vedere i vostri disegni. Ecco il mio. Ed ecco il mio. Wednesday, non è male. Ma perché è bianco e nero? Vabbè, non può vincere questo lavoro. Oh sì, che bel lavoro. Un'altra volta, bravo Ben. Ecco, il premio va a te. Complimenti. Ho vinto di nuovo, sì. Vediamo cosa può fare questa palla. Wow, c'è qualcosa qui dentro. Wednesday, ma perché sei tu là? Vuoi prendere la mia palla? No. Ma allora questa palla prevede il futuro? Ma è veramente magica? Sì, e ora è mia.